Adesso stiamo procedendo con la mobilità sostenibile, abbiamo ricevuto finanziamenti per riqualificare la zona sud, ottenuto risorse per i mezzi di trasporto pubblico, penso al BRT, il trasporto rapido di massa, che è stato finanziato per oltre 200 milioni di euro, ma stiamo lavorando sull'innovazione tecnologica, su delle applicazioni per il traffico, per ottenere i certificati anagrafici direttamente a casa o i certificati urbanistici nella propria azienda, nello studio professionale. Racconta così Antonio De Caro i passi avanti fatti nella ripresa post pandemia. Lo fa a margine dell'evento organizzato dalla CGIL per fare il punto sulla risposta dell'area metropolitana in fatto di transizione sociale, ambientale e digitale. Tra le eredità, quella dello smart working, dalla CGIL la linea è netta: apertura a patto di avere regole chiare e condivise. Il quadro che abbiamo oggi è un quadro di competitività tra aree urbane, tra sistemi. In tutta Europa si compete ormai a questo livello, a livello di territorio. Il sistema dei trasporti pubblici, efficienti, efficaci, il sistema di trasporto delle merci, della logistica, diventa un punto fondamentale per affermare la competitività del territorio anche sul piano dell'attrazione verso le persone che vengono a vivere e che quindi stanno tornando a ripopolare alcune città proprio in virtù della qualità di questi servizi. Oggi, rispetto a quello strumento che noi guardiamo con attenzione e guardiamo anche con profilo favorevole, consideriamo che debba essere aperta una contrattazione con le imprese del mondo privato e così come anche con il Ministero per quanto riguarda la parte pubblica.